importante l'ho avuto nel 2007 ad Aparecida, al santuario di Aparecida nel Brasile. Il 2007 si è celebrata la quinta conferenza latinoamericana dei vescovi dell'episcopato latinoamericano. Dinanzi alla discussione che si è aperta durante la conferenza di Aparecida, se partire dall'analisi della realtà, che in Brasile si chiama analisi della congiuntura, e secondo il metodo vedere, giudicare e agire, o partire da un altro punto di vista, lui ha detto: la realtà è molto dura, partiamo, prima di fare l'analisi, dall'adorazione alla Santissima Trinità, quindi da un momento di lode, perché così lo sguardo al cuore di Dio ci permette di affrontare la realtà. Perciò la realtà è stata accolta, valorizzata, analizzata in tutti i suoi aspetti, ma il punto di partenza è l'esperienza della fede, il cuore del mistero. Perciò gli occhi della fede sono gli occhi dei discepoli missionari. Il documento di Aparecida si chiamano discepoli missionari del Signore, perché i nostri popoli abbiano vita. L'altro aspetto straordinario è proprio la vicinanza alle persone, la vicinanza al popolo, la vicinanza ai più poveri, questo stare in mezzo alla gente, questo andare con il metro, questo condividere le situazioni delle chiese di periferia, ed è proprio uno stile, diciamo che per l'esperienza latinoamericana è l'onda normale, cioè sia dei preti che dei vescovi, normalmente è così. E quando ho cominciato a svolgere il mio ministero a Taranto, ho sentito normale andare dagli operai dell'Ilva, immediato andare agli agricoltori con problemi, immediato andare nelle carceri, andare negli ospedali, ma è lo stile che Bergoglio comunicava e che mi ha comunicato. Allo stesso tempo è una posizione di gran cuore che rende il messaggio di Gesù vicino, ma allo stesso tempo è fermo, infatti, con il potere, con il governo Kirchner, sia del presidente Kirchner come adesso di Cristina, è stato abbastanza duro, perché con tutto il programma socialista che loro portavano avanti, ha detto che non erano toccati i meccanismi effettivi della povertà e la gente aveva difficoltà ad arrivare a fine mese e c'era una grossa crisi economica. Quindi il cuore di un pastore è la fermezza di un padre che vuol difendere la vita e il bene dei suoi figli.